qualcuno. Vedo nessuno qua. Sì, adesso vedo. Bene, buonasera. Buonasera Focus 3.0. Grazie sempre ad Anna Tamburini Torre, Enrico Ballantini per avermi invitata qui sul loro canale. Allora, questa sera è la terza puntata di questa rubrica che riguarda il mondo dei sogni. E questa sera, intanto saluto tutti. Questa sera volevo parlare di lucidità. Lucidità del sogno e sciamanesimo del sogno. Vedremo perché, ma vanno d'accordo. Lucidità perché è un termine spesso frainteso oppure parzialmente compreso. Perché se parliamo di lucidità e andiamo a vedere tutte le discipline e le culture che contemplano la lucidità, vedremo che gli usi sono tanti e ci sono delle notevoli differenze. Quindi io parlo di lucidità a livello occidentale, orientale, aborigeno, eccetera. Parlo di lucidità, una lucidità particolare, cioè, allora, partendo dal principio, noi conosciamo il sogno lucido. Il sogno lucido è il sogno in cui siamo consapevoli di stare sognando e allora ci divertiamo, facciamo un po', quello che ci eravamo prefissati di fare, oppure se prendiamo consapevolezza al momento ci inventiamo qualcosa e comunque ci si diverte. Però c'è anche un altro lato che riguarda la lucidità del sogno, che è quella della consapevolezza. Alla fine si parla di lucidità, ma si parla anche di consapevolezza del sogno. Io mi sono molto soffermata nei miei studi sulla consapevolezza del sogno, quindi non tanto il sogno lucido per fare esperienze particolari, anche sì, ovviamente, però anche come metodo di introspezione. Mi rifaccio, lo sapete, allo yoga tibetano del sogno perché è quello che secondo me presenta, offre un percorso di vita alla fine, perché lo yoga tibetano del sogno mira alla completezza, ad unire mente, corpo e spirito. E quindi lì arriviamo non più ai sogni di chiarezza come li chiamano i tibetani, ma ai sogni della chiara luce, che è qualcosa per noi di pressoché inarrivabile, perché è uno stato di coscienza perenne. Però nei loro insegnamenti, ad esempio, loro insegnano, i monaci tibetani che praticano lo yoga tibetano del sogno, insegnano alcuni rudimenti, perché ovviamente per raggiungere il loro stato e mantenerlo in modo perenne, loro praticano e basta, dedicano la loro vita alla meditazione, alla pratica, al ritiro, al silenzio. Questo, per come è messo il mondo oggi, è un po' difficile, anche perché noi a tutti gli effetti siamo venuti qui per fare delle esperienze e no, le nostre esperienze sono il contributo alla coscienza che noi offriamo. Quindi, siamo venuti qui per questo. Ma praticando anche solo saltuariamente, dedicando qualche ora al giorno, eccetera, è possibile raggiungere questa lucidità o consapevolezza anche per noi occidentali. Quindi le pratiche che si consigliano per noi, poverini occidentali,
Sono pratiche di meditazione che contemplano disciplina, concentrazione e saggezza. Queste tre cose sono l'unico fondamento per avere consapevolezza. Direte, ma come? E non è così semplice, perché la disciplina indica una disciplina della mente, quindi riuscire a gestire il flusso di pensieri e sapere a quali dare importanza. Qui ci vuole la meditazione. Quando noi vediamo questi pensieri che passano, vediamo se sono importanti, se c'è qualcosa da elaborare, altrimenti li lasciamo correre. È tutto un processo che richiede tempo. La concentrazione invece indica energia e forza. Quindi concentra, perché noi pensiamo alla disciplina come una cosa rigida, rigore, devi fare questo altrimenti non funziona, eccetera. Invece disciplina significa in realtà avere una mente flessibile. Quindi sì, io penso, ma vediamo un po' che cosa penso, come penso, cosa faccio dei miei pensieri, oppure vado troppo in là. Quindi la disciplina si intende come disciplina della mente. Mentre la concentrazione è la forza necessaria, l'energia per mantenere la disciplina. In ultima abbiamo la saggezza che, come perla finale, ci ricorda che l'io non esiste. E quindi con questa consapevolezza imparare a gestire i pensieri e la mente, si ottiene la consapevolezza. Quindi la consapevolezza che quello che sto vivendo è anche quello che sto sognando, che quello che succede attorno a me non è frutto del caso, bensì fa parte di tutti i messaggi che sto ricevendo e del mio cammino che sto percorrendo, che ha una sua direzione. Quindi se sbaglio me ne accorgo, se sono sulla strada giusta me ne accorgo, eccetera. La mente. Per il tibetano la mente aggiusta la mente dentro la mente e per la mente. Quindi in teoria è molto semplice, però parte tutto da lì. Devo anche specificare che il concetto di mente per un tibetano non è il nostro. Come mente ovviamente intende la psiche, l'inconscio, la spiritualità e tutte le cose che insomma comprendono un'energia mentale, un'energia mentale. Per esempio, i tibetani non si fanno tante domande sulle cose. Se uno dice di aver visto, di aver avuto una determinata esperienza, i tibetani si ascoltano, prendono atto e non dicono niente, non urlano al miracolo, a meno che non ci sia qualcosa di prodigioso. Non hanno neanche il termine miracolo, come non hanno il sì e il no. Se magari qualcuno dice, ma hai sentito, tu credi a questa esperienza, questo tizio dice di avere visto questa cosa che poi si è trasformata in mostro, eccetera, ma secondo te è sincero? Un tibetano gli risponderebbe, lui ha detto così e basta, senza farsi ulteriori domande. Quindi sì, è differenza di cultura, però noi parliamo di lucidità. Quindi lucidità si ottiene comunque, come abbiamo visto nel caso dei tibetani, con la consapevolezza, la meditazione che richiede introspezione, quindi l'osservazione dei pensieri, disciplinare i pensieri, pensare bene come e dove dirigere la nostra energia, sempre con la consapevolezza che non esiste nessun io, che siamo molto di più. Quindi poi queste cose applicate anche durante la giornata, quindi vivere con, come direbbe adesso entra in gioco lo sciamanesimo, come direbbe Don Juan, lo sciamano che ha guidato Castaneda nel suo viaggio, è l'attenzione. Quindi concentrazione, disciplina, meditazione riguardano tutte l'attenzione, osservare l'ambiente esterno. Osservare l'ambiente esterno ci fa capire che noi siamo molto di più,
è che quello che noi viviamo durante le nostre giornate non è tutto, non è completo, non vediamo tutto. Ad esempio, quando ci succede un evento che riguarda una sincronicità, cioè, non lo so, io penso una cosa e mi cade ai piedi un oggetto che riguarda quella cosa lì. Quelli sono gli attimi in cui noi comprendiamo che non c'è nessun fuori, che quello che io ho dentro appare anche fuori. E quindi io sono sia dentro che fuori, come sopra così sotto, come dentro così fuori. La sincronicità ci mostra questo, che gli eventi non accadono per caso, ma accadono per noi. E quindi se le nostre attenzioni, la nostra attenzione si diffonde alla nostra realtà che pensiamo esterna e anche nel sogno, noi possiamo capire che quello che stiamo vivendo è un'unica vita. Una vita in cui siamo consapevoli di essere svegli e una vita in cui siamo, come direbbero i tibetani, nel sonno dell'ignoranza. Dell'ignoranza non in senso offensivo, del fatto che ignoriamo che stiamo vivendo un'altra vita nel sogno. Ecco perché è necessaria la lucidità, perché in questo modo noi ci rendiamo conto che quello che sta accadendo nel sogno ha a che fare, ed è la stessa cosa, solo rappresentata in modo diverso, di quello che noi viviamo durante il giorno. Quindi la sincronicità è uno di questi strumenti. Mi viene in mente anche un'altra cosa da aggiungere alla sincronicità per farvi capire. Nella fisica quantistica si è visto che noi siamo intermittenti, cioè come si vede che una particella al microscopio c'è o non c'è a seconda del fatto che ci sia qualcuno che la guarda, quindi se qualcuno guarda, osserva la particella c'è, se nessuno la osserva, lei smette di essere. La stessa cosa vale per noi. Per noi il sogno non c'è quando siamo svegli e quando siamo svegli la realtà non esiste. Quindi noi quando dormiamo e sogniamo non ci rendiamo mica conto che stiamo sognando, quindi pensiamo con quello che c'è nel sogno. Chi dice che non sia la stessa cosa durante la realtà? Questo è il modo di vedere, e non solo, dei tibetani. Quindi noi siamo un acceso e spento, e ci sono dei momenti anche durante la giornata in cui noi abbiamo degli spazi vuoti nei quali può entrare qualcos'altro, un po' come dico io, come quando siamo in meditazione e a un certo punto ci addormentiamo oppure vuotiamo la mente, arriva un'intuizione, un'idea, come anche nella fase ipnagogica. Io mi lascio andare perché sono stanco, mi addormento e mi arrivano delle immagini. Quindi c'è qualcosa che cambia. Questo qualcosa che cambia e che può cambiare anche il nostro stato di coscienza, c'è sempre. Ricordatevi, acceso e spento. Quindi mi viene in mente l'esempio di quando uno dicono, ah, quello è con la testa per aria, magari tutti stanno parlando e questa persona è lì imbambolata con lo sguardo fisso nel vuoto finché qualcuno la spinge e le dice, ma dove sei? E la persona dice, ah, scusami, ero sovrappensiero. Ecco, se qualcuno potesse definire dov'era in quel momento per non sentire la discussione che lo riguardava, e per svegliarsi come da un sonno vuol dire che era da un'altra parte, dovunque fosse, stava facendo qualcos'altro, stava pensando a qualcos'altro, probabilmente visualizzando delle cose. Questo succede quando noi siamo sovrappensiero. Riccardo, ciao Riccardo, questo è anche un concetto tolteco. Esatto, infatti io
Ho scritto Lucidità e Sciamanesimo del Sogno perché secondo me, grazie Riccardo, tutte le discipline, non vorrei chiamarle discipline, lo sciamanesimo proprio non è una disciplina, anzi tutt'altro, volevo portare l'esempio di come moltissime culture abbiano le loro usanze, i loro modi di utilizzare i sogni, lucidi o non lucidi, e di come raggiungere la lucidità. Vedremo che alla fine il comune denominatore è sempre l'attenzione, quindi la meditazione, l'attenzione, il liberare la mente da certi pensieri, disciplinare soprattutto la mente in modo da poterla utilizzare come vogliamo noi, perché sappiamo che la mente va via da sola se noi non la gestiamo. Quindi questa sarebbe la prima cosa da fare. E nello sciamanesimo, a tutto questo si aggiunge l'attenzione, cioè si pone l'attenzione soprattutto sulla natura. Tutte queste culture aborigene, indiane, tolteche, maya, inca, neozelandesi, maori, tutto ruota intorno alla natura. Ma perché? Perché si pone l'attenzione sulla natura. La natura ci mostra, ci fa vedere come in tempo reale tutto abbia un significato per noi. Quindi nello sciamanesimo tolteco, per esempio, come Don Juan in Castaneda, oppure come Sergio Magaña nel suo lignaggio sempre tolteco, pone l'accento sull'attenzione, sul guardare, osservare. Ci sono tecniche, per esempio, come chiudere leggermente gli occhi, in modo che le ciglia degli occhi facciano da barriera contro la luce e osservare il sole e vedere le forme che si generano e osservare, si crea qualcosa, la luce cambia, oppure guardare fisso un oggetto, ovviamente una foglia in natura, oppure si può fare anche con un oggetto comunque, e vedere come lo sguardo cambia, come cambia la forma dell'oggetto, come cambia la forma della foglia. Nella foglia, per esempio, possiamo vedere che ci sono tutte le venature, che ci sono dei particolari che non avevamo visto, che come si sposta con il vento. Insomma, è un po' una contemplazione, ma sempre di attenzione parliamo, perché allora lì siamo presenti. Quando c'è attenzione, c'è presenza e tutto accade nel presente, non c'è un altro momento. Il passato non esiste se non come karma, lo chiamerebbero i tibetani. Vorrei anche approfondire un po' meglio questo termine perché la gente crede, anzi si giustifica, dice è il karma, non posso farci niente. Invece no, il karma in realtà è quello che noi possiamo chiamare il prodotto del nostro vissuto. Quindi il karma inizia a crearsi dalle generazioni precedenti, ma quando noi nasciamo, oltre a portare delle memorie, cominciamo a vivere e a fare delle esperienze. E queste esperienze, a seconda di come le viviamo, creano karma. Quindi se io da piccolo finisco in mare, Enrico, sì, si possono fare delle domande, certamente, scrivetemele poi. Io vedrò di rispondere. Allora, ho perso il filo adesso. Ah sì, del karma. Quindi se io da piccolo cado da un albero, io quando magari sono un po' più grande, sono al liceo e tutti gli amici salgono sull'albero, io ho paura di salire sull'albero perché ho questo ricordo, quindi un karma. Finché io non lo elaboro, non, come si diceva una volta, cadi da cavallo o sali subito o non ci salirai mai più. Un po' il concetto è questo. Quindi molto banalmente il karma è il prodotto di un nostro vissuto. Se io ho una sofferenza d'amore, io vedrò sofferenza dappertutto, io avrò paura di avere una nuova relazione, perché il mio ricordo, quindi il karma che io porto avanti, e mi ricorda che questa cosa è pericolosa.
Noi occidentali, diciamo, il cervello per la nostra sopravvivenza sa che questa cosa, l'amore, ci ha fatto soffrire e quindi fa di tutto attraverso la mente per allontanarci da questa esperienza. Quindi il karma in sintesi è questo. In questo senso, la consapevolezza ci aiuta a vedere questi effetti del karma anche nel sogno, non solo nella realtà. E quindi a provare a dare una risposta diversa questa volta, quindi provare a salire sull'albero magari, oppure salire sull'albero, proteggersi con qualcosa, insomma cambiare, non girare i tacchi e andarsene perché sull'albero non ci salgo, ma cambiare qualcosa. Quindi cambia il karma e si ottiene un'altra risposta. Andando avanti così, molti dei nostri conflitti si possono risolvere. La meditazione, l'attenzione, tutte queste cose ci fanno tirare fuori questi karma, queste cose vecchie. E guardandole con gli occhi di oggi, con la presenza con la quale osserviamo la foglia, noi possiamo far entrare delle informazioni, capire, focalizzarci, eccetera, e trasformare la nostra vita. Tornando agli sciamani, lo sciamano, diciamo, è una figura, come si può dire, poliedrica, cioè gli sciamani sono di tutti i colori, di ogni tipo, sono persone normali che hanno scoperto le loro tecniche personali per sfruttare il sogno, per avvantaggio della natura, quindi sapere, conoscere quando è il momento giusto perché venga la pioggia o sapere, non lo so, come andrà il raccolto o quando nascerà un bambino, tutto sempre intorno alla natura. Questi sciamani hanno inventato i loro riti, hanno visto che cosa funziona nei secoli dei secoli, perché ci sono lignaggi che hanno, non sappiamo neanche quanti anni hanno, 10.000, 5.000, 20.000, non si sa, ma hanno trovato dei modi in cui una persona può imparare a vedere le cose facendo un percorso. Quindi è uno stile di vita quello dello sciamano, quindi decide di aiutare gli altri perché per primo ha visto che ha funzionato su se stesso. Quindi non ci sono delle regole se non le sue. E delle volte è capace lo sciamano di aiutare l'intera tribù o chi glielo chiede, quindi si presta perché ha imparato come si fa e quindi può guarire, può dare una premonizione, può sapere quando accadrà un evento, se accadrà, avere delle visioni, eccetera. In questo senso si aiuta con dei riti. Mi ricordo anche Don Juan. Tornando al discorso dell'attenzione, aveva dato delle piante di potere a Castaneda, gli aveva dato delle piante di potere da fumare per raggiungere determinati stati. Quindi queste piante però per avere un effetto, ecco qui esce la natura, l'attenzione, il rito e l'intento anche. Cosa ha fatto? Gli ha detto che per funzionare queste erbe se le deve coltivare da solo e quindi con un rito tutto particolare in un determinato periodo del giorno doveva mettere i semi di queste piante oppure aspettare, dormire vicino alle piante finché era giunto il momento di raccoglierle, poi tenerle al sole per seccarle. E poi metterle dentro un contenitore sacro, particolare, eccetera. E poi queste erbe funzionavano, erano perfette per lui. Quindi l'attenzione, diciamo, è focalizzata su tutte le cose che fa uno sciamano, o che fa una sciamana, o chi vive a contatto con la natura e impara così a gestirla. Il sogno per queste persone diventa un continuo con la realtà, cioè
C'è una lucidità che si può chiamare anche una lucidità di corpo, mente e spirito. Alla fine, l'intento nella lucidità, nella consapevolezza del sogno, l'intento ultimo della lucidità, dei sogni di chiara luce, come li chiamano i tibetani, noi li chiamiamo, la chiamiamo iperlucidità, ma in realtà è un termine mal compreso anche quello. Per iperlucidità noi intendiamo colori più vividi, sentiamo bene i gusti o altre cose, ma non si adatta al termine chiara luce, perché chiara luce vuol dire che mentre io sto vivendo, sto facendo tutte le mie faccende quotidiane, io sono anche nel sogno, quindi io vedo anche dentro al sogno mentre sto facendo le mie cose. E in questo modo, questo si raggiunge con l'equilibrio, con la disciplina, insomma, della mente, l'energia e la saggezza, quindi la consapevolezza che non esiste la dualità. Il sogno della chiara luce, in poche parole, ci fa percepire che cosa siamo, senza la dualità. Quindi non esiste un fuori, non esiste un dentro, non esiste un io, non esiste un altro, ma esiste solo l'essere. Questa è la chiara luce dei tibetani. Un po' lo stesso in alcuni lignaggi sciamanici, lo troviamo per esempio nel Nagual, lo sciamanesimo messicano, Yaqui, c'è la possibilità di essere in più posti contemporaneamente. Scusate che vedo un messaggio qua. Quindi, scusami, volevo chiedere, a volte non sono addormentata, vedo tantissimo. Ah, ok, pensavo fossi inerente al karma. Sì, quello che mi dici, Miriam, mi sembra che sia una fase ipnagogica, come dicevo prima. Lo stato in cui noi ci stiamo addormentando, il corpo si rilassa. Sappiamo, la mente sa che noi siamo venuti a letto a dormire e che quindi adesso non serve fare niente, pensare a niente, e quindi si libera un pochino e entriamo un po' nello stato di sogno. Essendo ancora svegli col corpo addormentato, possiamo sperimentare immagini, suoni, esperienze di ogni tipo. Questo è normale. E poi c'è un altro messaggio: possiamo sognare vite precedenti. Ecco, allora, quello che dicevo prima riguardo al sogno e alla realtà che sono uguali, è la stessa vita nostra, lo stesso riguarda le vite precedenti. Io ne ho, se ho sempre avuto tanti sogni di vite precedenti, quindi ho indagato molto e ho capito una cosa. La vita precedente è adesso. Accade adesso, nel presente, per lo stesso motivo che ho detto prima di acceso e spento. E quando noi andiamo a dormire, può succedere qualsiasi cosa, noi stiamo dormendo, non ci accorgiamo di quello che accade nella realtà. Se per esempio, non lo so, da qualche parte, insomma, stiamo dormendo, siamo spenti. Anche durante il giorno siamo spenti delle volte. E dove siamo quando siamo spenti? No, stiamo sempre sognando, stiamo sempre. Secondo me, noi abbiamo diverse esperienze su diversi piani e sempre nello stesso momento. Sono vite parallele. Essendo il momento soltanto il presente, la vita precedente non può che essere del presente. Nei miei sogni di vite precedenti io ho visto che tutto quello che io sognavo, una vita proprio vissuta con tutte le pene, i dolori, le gioie, tutto quello che c'è in un sogno del genere, riguardava comunque la situazione di oggi. Perché, ad esempio, come dicevo prima riguardo al karma, io magari nella realtà non riesco a fare qualche cosa e quindi arriva questo sogno di una vita precedente in cui io sapevo fare questa cosa, però poi non l'ho più fatta perché, non lo so, ho fatto un guaio, qualcuno
è morto a causa mia e allora questa cosa non la voglio più fare. Quindi io nel sogno riesco a capire come mai oggi non riesco a fare quella cosa lì. Allora lavorerò su questa cosa che ha causato la morte da una parte e che oggi invece sarebbe utile e non voglio fare. Quindi faccio un'introspezione e vedo come aggiustare questo karma, questo ricordo, questa risposta. C'è anche un film con questo tema, si chiama Lei, Her no, no, si chiama I Origin, è un film che parla proprio di vite precedenti, dove questa bambina appena nata non vuole salire in ascensore perché ha questo ricordo che è morta in un ascensore, in una vita precedente. Quindi questo è un altro karma che ci portiamo dietro. Comunque, sì, tornando agli sciamani, al loro modo di vedere il sogno, per loro era molto importante perché il sogno è un veicolo per lo sciamano per andare in altre dimensioni, per andare a guarire qualcosa, per andare a parlare con qualcuno che non c'è più. Anche per manifestarsi in un altro luogo, come fanno anche i tibetani che si mettono in meditazione e vanno, non lo so, dal Tibet a farsi un giro in India perché devono parlare con un loro maestro che non c'è più o altre cose. Quindi il sogno era il sogno è una porta, diceva Don Juan, e il crepuscolo è quella porta. Quindi diceva dove scende il sole, vedete anche la natura. Il sole cala, scende, fa quella penombra e noi sappiamo che inizia un altro stato di coscienza, si apre un'altra porta. Questa era la simbologia. Quindi tutti questi riti uniti ad una vita in collegamento costante con la natura è un percorso che porta a comprendere la spiritualità. Lo sciamano insegna. Fa vedere, dimostra, perché lui per primo pratica, dimostra come vivere in modo spirituale. Non ha niente a che fare con la religione, non ha niente a che fare con la fede. Lo stato di consapevolezza spirituale dovrebbe essere lo stato ordinario di coscienza, cioè la realtà andrebbe, secondo lo sciamano, vissuta come spirituale, in modo spirituale, quindi in connessione con madre natura e con tutto quello che ci circonda. Poi il resto è altra cosa. Quindi questo è un percorso che utilizza il sogno come tutti gli altri percorsi spirituali, religiosi, eccetera. Lo sciamano quindi è una figura che noi possiamo trovare in molte altre culture, anche per esempio gli aborigeni. Vivevano, loro dicevano che vivono il tempo del sogno. Il tempo del sogno è stato tradotto all'occidentale, però in realtà è un termine ancora molto discusso perché ci sono diversi dialetti, diverse lingue in Australia, diverse lingue aborigene, ciascuno chiamava il tempo del sogno con il proprio nome. Quindi è stato chiamato tempo del sogno perché secondo gli aborigeni, e torniamo alla natura con tutto lo sciamanesimo di cui è denso il mondo aborigeno, il tempo del sogno è il momento in cui gli dèi hanno creato il mondo. Tutti gli dèi, ognuno aveva diciamo, un qualcosa da creare, quindi chi si occupava della natura, degli animali, degli alberi, del sole, eccetera. Tutti questi dei insieme creavano la terra e tutti gli esseri viventi e disegnavano un percorso per la terra e per tutti gli esseri viventi. Poi, mentre lo facevano, loro cantavano quello che stavano facendo. Quindi, invece di dire un po' come ha detto, come è scritto nella Bibbia, che il primo giorno Dio fece questo, il secondo giorno fece quello, gli dei degli aborigeni cantavano
quello che stavano facendo. Quindi le vie dei canti che percorrono gli aborigeni, che sono famose nel mondo aborigeno, le vie dei canti non sono altro che qualcosa che potremmo paragonare alla Bibbia o a tutti gli altri testi religiosi o mitologici. Quindi è l'idea di come è nato il mondo e di come funziona l'uomo. In questo sciamanesimo, che aborigeno, molto molto potente, ci sono solo elementi della natura. Pensate che gli aborigeni non hanno mai avuto la scrittura, non hanno mai scritto niente, dipinto molto, ma mai scritto niente, sempre, diciamo, portato avanti questi canti per spiegare come nella natura tutto sia perfetto e tutto si manifesti. Gli aborigeni hanno, vi faccio un esempio, mi viene in mente un film che ho visto molto bello e commovente, un po' vecchiotto, di un regista tedesco che si chiama Werner Herzog. Il film si chiama Dove sognano le formiche verdi, per farvi capire. Loro, secondo gli aborigeni, c'era questa montagna, in Australia è tutto gigante, quindi se c'è un formicaio è un formicaio gigante. Bill Bryson, uno scrittore australiano, americano, diceva che in Australia è tutto enorme e potenzialmente mortale, ed è vero. Quindi c'era questo formicaio enorme e lì sognano le formiche, quindi lì le formiche, secondo gli aborigeni, continuavano a creare e a proteggere la creazione degli dèi. E negli anni 70 c'era una corporation americana che voleva, ovviamente, aveva messo delle mine perché l'Australia è ricca di, insomma, materie prime. Quindi volevano far esplodere anche il formicaio delle formiche verdi e gli aborigeni lo difendevano a vita. Cioè si mettevano davanti agli scavatori, eccetera, perché per loro se fosse stata distrutta distrutto il luogo dove sognano le formiche verdi, l'umanità, secondo loro, si sarebbe estinta e quindi la dovevano difendere. Questo è un modo di vivere, quindi non è è una consapevolezza. Per loro non è una credenza, non è qualcosa che hanno letto da qualche parte, è qualcosa che hanno dentro, vivono così. Il mondo per loro è fatto così. C'è un altro esempio, credo, sempre in quel film, dove al posto di un boschetto che c'era prima, l'uomo bianco aveva costruito un supermercato, c'erano degli aborigeni che stavano seduti in cerchio a pregare, a cantare. E allora un signore ha chiesto: ma come mai stanno lì queste persone? Perché allora ha spiegato che lì dove loro erano seduti c'era un albero e quell'albero era l'albero dei figli. E quindi quando si desiderava un figlio ci si metteva sotto a questo albero e si chiedeva agli dèi di avere un figlio, di riuscire ad avere un figlio. E queste cose poi accadevano. E cos'è che faceva accadere queste cose? L'intento, no, la consapevolezza. Loro sapevano che questa cosa funziona, perché ha sempre funzionato e non mettono nemmeno in dubbio che possa non funzionare. E quindi funzionava, perché facciamo sempre tutto noi, con la mente, eccetera. Quindi sì, sono pratiche, sono modi di vivere che quindi ci rendono capaci di guidare, governare la nostra vita attraverso un percorso nella natura con gli elementi naturali. Quindi questa è una consapevolezza del sogno e della realtà insieme. Quindi la lucidità può essere diversa. La lucidità, c'è la lucidità del sogno lucido, c'è l'iperlucidità, c'è chi utilizza la lucidità, ad esempio, per meditare su qualcosa di importante, su cambiare qualcosa nella propria vita, c'è chi utilizza, per esempio, il sogno lucido, si può anche fare meditazione nel sogno lucido, si possono fare tante cose.
In natura il sogno si mette insieme alla realtà, si mette insieme agli eventi che ci capitano, che vediamo, che osserviamo tutti i giorni e che riguardano sempre noi, come conferma la sincronicità oppure quando andiamo ad interpretare un sogno. Quindi sì, io, molti di voi lo sanno, da un bel po' di tempo io interpreto la realtà esattamente come faccio col sogno e questa cosa la vedo molto bene. Poi abbiamo per esempio anche gli indiani d'America che utilizzavano i sogni anche loro. Dimenticavo, gli aborigeni con i sogni loro ci vivevano, quando si svegliavano e sognavano qualcosa e dovevano metterla in pratica. Se sognavano un animale, lo dipingevano. Avete presente quei dipinti tutti fatti a puntini colorati, bianchi, color sabbia, neri, rossi? Sono colori che ricavavano una volta in natura gli aborigeni, dipingevano i loro sogni, oppure se in sogno sognavano di dover costruire qualcosa lo facevano, altrimenti non seguivano le leggi di Dio, le leggi del tempo del sogno. Quindi sì, in questo senso anche gli indiani d'America vivevano allo stesso modo, sempre con i loro riti, anche loro, lo sciamanesimo, oltre ad avere in tutto il mondo il punto comune nella natura, ha anche un percorso di vita, proprio un cambiamento. Se voi notate, tutti gli sciamani che ci sono oggi o che ci sono stati da quando esiste un mondo occidentale, come il primo Castaneda, ma molti altri, se voi vedete, non si trovano informazioni su questi sciamani, su queste persone, anche persone che hanno scritto dei libri di cui non si sa niente, c'è un trafiletto, ogni parola, ogni articolo che andiamo a cercare su questa persona, su questo sciamano, c'è solo un trafiletto. Questo perché loro non esistono, è il discorso dell'io, quindi l'io non esiste. Nello sciamanesimo c'è lo smembramento, un lavoro sull'importanza personale che noi abbiamo tutti, ovviamente, l'identità, quello che vogliamo che gli altri pensino di noi, eccetera. Quindi anche lì, come con l'attenzione, meditazione, quello come lo volete chiamare, comunque essere presenti, anche lì il concetto di io, come anche nella psicanalisi, nella psicologia, è qualcosa su cui lavorare, perché in effetti noi non siamo quello che pensiamo di essere. Innanzitutto non sappiamo che stiamo vivendo anche un'altra vita, non sappiamo nella veglia cosa facciamo nel sogno e viceversa. Anche se ci siamo, siamo sempre presenti, solo cambia lo stato di coscienza. Quindi per avere lucidità in queste cose serve l'attenzione, quindi meditazione oppure contemplazione della natura, e soprattutto abbattere tutte le credenze. Lo sciamano delle volte è visto come una figura grottesca anche, quindi perché fa delle danze strane che sono magari anche inquietanti, o ci sono dei riti che magari non sono proprio il massimo, perché l'uomo pensa sempre che noi siamo solo luce, amore e fratellanza, invece no, se noi siamo tutto, abbiamo anche una parte di ombra e quindi cose da tirare fuori. Lo sciamano aiuta in questo senso l'uomo a liberarsi da alcune cose che lo tormentano o dai suoi mostri. Nel sogno specialmente, in tutte le culture sciamaniche, i propri mostri, i propri incubi si combattono in sogno, anche con l'aiuto dello sciamano. Sì, quindi queste persone, passano, questi sciamani passano il loro lignaggio, i loro insegnamenti ad un'altra persona che secondo loro lo spirito o chi di turno gli fa capire che è quella giusta. Non ci sono libri, insegnamenti, eccetera. Poi, diciamo, qualche tempo fa, diciamo verso
100 anni fa, ecco, al massimo, si è capito che forse era meglio scrivere qualcosa in modo che qualcuno almeno potesse vedere che esistono queste pratiche, che esistono dei modi di vivere in modo più consapevole e quindi hanno incaricato alcune persone di scrivere. Uno di questi, per esempio, è Castaneda, ma ne abbiamo molti altri. Di queste persone, come ho detto prima, si sa poco perché loro non esistono, sono solo il mezzo che ci fa arrivare il messaggio, questo è il senso e il motivo. Vediamo un attimo che vedo qua che ci sono molte domande. Allora, il sogno lucido è da svegli, chiede Silvana. Il sogno che facciamo quando dormiamo è una premonizione o rivelazione? Allora, Silvana, il sogno lucido si fa mentre si dorme. Ci si accorge che si sta sognando e quindi si diventa i registi del sogno. Quindi si modifica la scena se non ci piace. Per esempio, in un sogno lucido, se io mi accorgo, mi rendo conto che sto sognando, quindi so che sono a letto e mentre sto sognando sto facendo queste cose. E se me ne rendo conto, io posso cambiare tutto nel sogno se voglio, posso far sparire il mostro, eccetera. Non è che posso cambiare proprio tutto, tutto, però sì, posso gestire il sogno. Per esempio, se io ho un incubo, un mostro che mi insegue, mi accorgo di essere consapevole nel sogno, faccio sparire il mostro. Oppure il mostro si accorge che io sono sveglia e allora diventa piccolo, piccolo. E scappa via, quindi sì. Poi riguardo alla premonizione, io direi che tutti i sogni che noi facciamo inconsci, sogni ordinari, sono premonizioni perché sono diciamo il resoconto di quello che stiamo facendo. E quindi se noi andiamo ad analizzare un sogno, vediamo che il sogno ci sta dicendo qualcosa riguardo al cammino che stiamo percorrendo. Quindi il sogno può indicarci, ad esempio, che dovremmo accettare quel lavoro, oppure che forse è meglio se cambiamo strada, perché il sogno magari ci fa vedere come è andata l'ultima volta, l'ultima tappa dello stesso karma, come abbiamo reagito. Allora noi, se ci pensiamo, diciamo, cavolo, sono nella stessa situazione. Quindi forse il sogno mi vuole dire che è meglio che cambi la mia risposta questa volta allo stesso evento che mi è già capitato. Quindi in questo senso sono tutti premonitori. Però credo che dedicherò la prossima puntata di questa rubrica alla premonizione e al sogno, sogno premonitore e precognitivo, perché sono due cose diverse. Ripeto, il sogno premonitore è il sogno ordinario, ci fa vedere la nostra situazione, ci fa vedere dove stiamo andando. Quindi la premonizione in realtà non esiste perché noi stiamo percorrendo una strada e stiamo creando noi la strada. Mi viene in mente un esempio per far capire di una signora che si lamentava con me l'altro giorno e mi diceva: "Guarda, hanno venduto l'appartamento sopra il mio e sono arrivate delle persone maleducate, ma penso che abbiano anche subaffittato le stanze, che è illegale, ho chiamato i vigili, non lo so, eccetera." E mi viene in mente che questa signora era amica della signora che abitava precedentemente sopra l'appartamento. Però adesso non voglio star qua a spiegarla tanto perché è una storia abbastanza impegnativa. Ha fatto in modo che quella signora se ne andasse. Quindi hanno litigato, si sono fatti dispetti, eccetera. E finché questa signora ha detto basta, non ti sopporto più, è andata via e ha venduto casa. Quindi io ho pensato, beh, ma se adesso hai queste persone in casa che si comportano male, che se vogliamo sono anche peggio della signora che c'era prima, questa situazione te la sei creata tu. Perché se lei aggiustava le cose con la signora che c'era prima, che era anche sua amica,
non se ne sarebbe andata e non sarebbero arrivate queste persone. In questo senso il sogno ci fa vedere queste cose. E quindi, guardando indietro questa cosa che mi racconta la signora, ho detto: cavolo, ha fatto tutto lei. Avete presente quando magari voi state facendo delle cose e c'è un'amica o un amico che mentre voi dite qualcosa, fate un discorso, poi lo finite e tutto, e uno vi dice: beh, hai fatto tutto da solo. In realtà noi facciamo tutto da soli. È la mente che crea e che fa apparire la nostra realtà. La chiamiamo noi. Quindi in questo senso è premonizione. Anche il sogno, non solo la realtà. E allora, si possono, vediamo. Il sogno lucido è da svegliare. Ah, questo l'avevo già visto. Volevo chiederle, mi chiede Miriam. Ah, sì, quello ho già risposto. Credo che sia fase ipnagogica. Quindi, ok, vediamo. Chiarissima. Grazie, ecco Silvia mi conferma, l'ho sognata esattamente come una vita parallela, sì, anch'io avevo questa impressione, quindi mi chiedevo ma come mai ho questi ricordi, da dove vengono? Quindi ho investigato anche, parlo del messaggio di Silvia sulle vite precedenti, quindi ho letto anche tutti i libri di Ian Stevenson, dei bambini che ricordano altre vite. Brian Weiss, ho fatto l'ipnosi regressiva anch'io, quindi ho capito alcune cose e soprattutto la spinta che avevo nel voler capire questi sogni di vite precedenti che avevo era data dal fatto che per me stavano accadendo adesso e quindi io mi svegliavo e vivevo ancora queste due vite e secondo me sono quei momenti di acceso e spento e punto. Noi alla fine siamo energia, per dirla in termini quantistici, siamo energia e siamo noi a dare vita al corpo, ma non è che noi senza il corpo moriamo, noi siamo come, non lo so, una lampadina che si accende siamo come una spina che si mette dentro la corrente. E quindi la spina dà vita, dà luce alla lampadina, ma la corrente c'è, noi siamo la corrente. E quindi possiamo apparire, possiamo manifestarci, secondo me, in diverse forme, esattamente come gli sciamani avevano il dono dell'ubiquità, quindi potevano essere a letto da una parte, oppure in meditazione da qualche parte e apparire da un'altra. Anche i lama tibetani non. Non ci approfittavano di questa cosa, quando magari erano in contemplazione, in meditazione, eccetera, loro magari erano obbligati a presenziare, obbligati, dovevano presenziare delle feste, delle manifestazioni importanti, eccetera, eccetera. Allora loro si mettevano sulla loro seduta, si mettevano in meditazione, chiudevano gli occhi e quindi erano lì, però si trasportavano anche in un'altra parte dove avevano qualcosa di più interessante da fare. Ce ne sono di aneddoti nella letteratura tibetana su questo, anche indiana. Sì, quindi. Come si guarisce nei sogni? Simona, sì. Allora, anche questo è un qualcosa che fa lo sciamano, ma che possiamo fare anche noi, perché tutti noi possiamo essere sciamani. Io, ad esempio, ho studiato e praticato molte tecniche, molte pratiche che ho letto fra sciamani, yoga tibetano del sogno e molte altre cose. Quindi mi sono alzata di notte, puntandomi la sveglia, a leggere testi spirituali, oppure anche svegliarmi per meditare, poi meditare ancora, poi tornare a letto, poi aspettare, cioè mi sono dedicata molto a queste pratiche e ho visto che prevalentemente, come dice anche Krishnamurti, non esiste un maestro, non c'è nessun maestro, il maestro siamo noi. Quindi io ho letto di cose che sono già state scritte da altri.
E ho messo insieme tutte queste informazioni e ho creato le mie. Non è che lo sciamanesimo aborigeno sia da meno o di più di quello indiano o dello yoga tibetano del sogno. Ognuno ha delle pratiche da consigliare che hanno funzionato per lui e hanno funzionato magari anche per altri e quindi le divulga o io, no, possiamo leggere un libro su queste pratiche e dire sì, va bene, no, però io questa cosa di svegliarmi di notte non riesco a farla bene, allora questa la togliamo. Secondo me la pratica va adattata dal soggetto, è tutto soggettivo, ogni lignaggio, ogni religione, testo, secondo me va adattato, mescolato, modificato su misura, come un paio di scarpe, al soggetto interessato. Quindi se io voglio fare raggiungere una cosa, visto che questo funziona per quello, quest'altro funziona per quell'altra cosa e questo funziona bene, metto insieme tutto, faccio, mi creo il mio rito, perché a me non piace il rito, non posso andare a comprare un femore di essere umano per fare un flauto tibetano, quindi non lo voglio, non mi piace, mi sembra inquietante e quindi scelgo qualcos'altro, una pietra, una pianta, le erbe, mi faccio i miei miscugli. Quindi secondo me lo sciamano deve creare sé, cioè dobbiamo trovare lo sciamano che è dentro di noi. Quindi anche nel discorso dei sogni vale la stessa cosa, è sempre la percezione che la fa da padrona. Quindi noi possiamo chiedere che tipo di sogno ho fatto, ma in realtà devi chiedere allo sciamano che è in te. Quindi anche la guarigione fa parte del tutto che è dentro di noi. Noi ci facciamo le domande, ma anche le risposte. Di solito quando c'è una malattia, la malattia è la manifestazione nel corpo di qualcosa che già esiste, che ha maturato e si è manifestata sotto forma di malattia, ma dietro alla malattia c'è un karma, se vogliamo, c'è qualcosa che ci ha colpito, che ci ha ferito e si manifesta in una determinata sede del corpo. In biopsicosomatica, per esempio, non lo so, se uno ha qualcosa, ha male ai denti, vuol dire che c'è un problema. Allora, che problema c'è? Allora andiamo a vedere a cosa servono i denti. I denti servono a sorridere, quindi a essere felici, servono a mordere per difendersi, a mordere per mangiare, eccetera, eccetera. E da lì proviamo a vedere in tutte queste cose dov'è che siamo in difficoltà. O, come dico spesso, se non lo so, uno si rompe una gamba, deve pensare cosa può fare con una gamba rotta, deve stare fermo. Quindi magari qualcosa gli dice che la gamba si doveva rompere perché se non ti fermavi finiva male, quindi meglio romperti una gamba e fermarti, riflettere sul fatto che stai correndo troppo e quindi poi guarire e non ripetere più questo errore dove hai riflettuto sopra. Quindi la guarigione nel sogno si può realizzare in lucidità. E quindi decidere di guarirci da lucidi in sogno, questo è possibile, come è possibile in viaggio astrale, come è possibile anche in meditazione. Il fatto è uno solo, è che bisogna crederci, cioè noi ci ammaliamo e ci guariamo da soli, siamo noi la causa e anche la guarigione della malattia. Quindi se noi abbiamo questa consapevolezza potremmo farlo anche senza sogno, senza meditazione, senza niente. Quindi con un po' di introspezione dire ma come mai io ho mal di gola? Forse se fosse un sogno indicherebbe che c'è qualcosa che non riesco a dire, non voglio dire, quindi con il mal di gola non posso parlare, eccetera, eccetera. Però in sogno, effettivamente, come faceva lo sciamano guariva chi era malato in sogno, in trance. Quindi nel sogno io posso, nel caso di Simona, tu potresti programmare un sogno e quindi potresti focalizzarti su un intento di guarigione
pensando a questa malattia che c'è e dire questa malattia se ne deve andare perché a me non serve, oppure vorrei capire come mai ho questa malattia, non riesco a collegare questa malattia con la mia realtà, quindi vorrei una risposta dal sogno. Siccome l'inconscio siamo noi, la mente è sempre la nostra, nel sogno la mente si ricorda che io ho questo desiderio e se non è un male per noi la mente, perché la mente diciamo, si occupa della nostra sopravvivenza, quindi se gli chiediamo di ucciderci in un sogno lucido, per esempio, non ci si può uccidere, perché non è contemplato, è una conoscenza che anima non ha e quindi lei esiste da sempre, non morirà mai, quindi non può rappresentare la morte in un sogno. E quindi sì. Con molta pazienza e rimanendo focalizzata su questo intento di sapere perché sono ammalato, oppure di sapere come posso guarire, pensandoci e aumentando la consapevolezza che il sogno mi dirà, mi darà un'informazione in questo senso, andare avanti con questa pratica finché non arriva questo sogno, che sarà comunque da interpretare, ma anche no, può darsi che sia anche chiaro. È sufficiente, credo, una settimana, anche meno, perché focalizzati sempre sullo stesso argomento, quella cosa va sognata. Il sogno ci mostra sempre le cose che per noi sono più importanti in questo periodo. Quindi, se io, per esempio, in questo periodo sto cambiando lavoro, i miei sogni saranno sul lavoro. Questo sì. Ecco, vediamo se ci sono altri. Come. Ah, si guarisce nei sogni, sì, l'ho appena detto. Quindi non è l'intenzione, Simona, ma è il crederci proprio. È proprio il crederci. Dove sognano le formiche verdi? Ok. Allora io volevo, se c'è ancora tempo, non lo so, consigliare una pratica in questo senso, visto che ho detto prima mettere insieme mente, corpo e spirito, c'è la respirazione pranayama che viene molto utilizzata nello yoga tibetano del sogno. Perché questa respirazione intanto ci fa rimanere in presenza, perché siamo impegnati nel praticarla, e poi sistema i canali energetici. Voi lo sapete che noi siamo energia e quindi l'energia bisogna vedere come la convogliamo e dove la convogliamo. Se dovessimo fare degli esempi, ci sono delle sedute poco salutari che noi che ci sono dei modi, insomma, delle posizioni anche per dormire, per stare seduti, eccetera, che non permettono il ricambio di energia. Per esempio, ci sono dei tipi di meditazione per cui è sconsigliato incrociare le gambe, le braccia, tutto deve fluire, eccetera. Il pranayama è una respirazione che permette di equilibrare tutti i nostri centri energetici. Quindi si può fare anche prima di andare a letto, magari programmando un sogno oppure per avere un sogno lucido, essere più, diciamo, in armonia con le nostre tre parti, corpo, mente e spirito, e il pranayama ci aiuta in questo, perché è semplicemente una respirazione. Una respirazione per cui nell'uomo e nella donna è diverso, ora lo spiego. Nell'uomo, l'uomo con l'anulare non è un caso, parliamo di meridiane, quindi l'anulare si dice ci si mette la fede perché lì passa una vena che va direttamente al cuore. In ogni caso è un meridiano, sia in oriente che in occidente. Quindi ci si tappa con l'anulare la narice sinistra e si butta fuori l'aria dalla narice destra, immaginando sempre di buttare fuori le cose, le scorie, di buttare fuori i cattivi pensieri, eccetera. Poi, con l'anulare destro si chiude la narice destra e si inspira ed espira
molto molto lentamente, si riempiono bene i polmoni pensando di inspirare energia nuova, buona, e buttando fuori molto lentamente, sempre buttiamo fuori quella che noi vediamo come pensieri negativi, come tutta negatività. E poi si riposa lì, fermi, si sta lì in meditazione, in questo stato, e poi si riparte. Più volte si effettua questa respirazione, quindi uomo maschio, anulare sinistro, butto fuori l'aria dalla narice destra, anulare destro sulla narice destra, inspiro ed espiro, è d'accordo anche il gatto, non mangiarmi il filo, e poi rimango un po' in meditazione. Riparto con questi respiri, narice destra, respirazione, scusate, narice sinistra, e butto fuori da quella destra, chiudo la narice destra e inspiro e butto fuori da quella sinistra. Riparto da capo, chiudo quella sinistra, inspiro ed espiro, sempre molto lentamente. Nella donna è il contrario. La donna con l'anulare destro chiude la narice destra, parte con la destra, abbiamo i cervelli diversi, disposti diversamente, e fa lo stesso procedimento. Questo equilibra le energie di mente, corpo e spirito, e ci tiene anche impegnati in questo esercizio che non siamo abituati a fare, ma comunque tiene impegnata anche la mente a pensare adesso butto fuori tutta l'energia negativa, tutta questa brutta giornata la butto fuori, inspiro aria fresca del gatto, aria fresca, energia fresca e frizzante perché domani farò questa bella cosa. E butto fuori, inspiro, butto fuori e poi resto lì e penso e mi godo questo stato di energia rinnovata. E questo favorisce anche perché c'è un intento dietro a questa respirazione, meditazione. Io faccio questa respirazione perché adesso purifico l'energia, creo armonia fra mente, corpo e spirito, così mi rendo conto questa notte che sto sognando, raggiungo la consapevolezza del sogno e poi nel sogno io voglio guarirmi oppure voglio fare quest'altra cosa. Quindi sì, è molto utile in qualsiasi settore, in qualsiasi situazione vi troviate, potete utilizzare il pranayama perché veramente io l'ho imparato quando ho imparato la meditazione trascendentale, ma poi ho visto anche che è molto utilizzato nello yoga tibetano del sogno, quindi quale mezzo migliore se è per il sogno? Lo trovo molto molto indicato anche perché funziona. Io quando lo faccio prima di andare a letto vedo che il sogno cambia, cambia la consapevolezza o comunque cambia anche il sogno è più fluido, più comprensibile. Ecco, perché non ci sono le interferenze che ci sarebbero di solito magari senza il pranayama. Quindi sì, anche il pomeriggio magari mi metto ad ascoltare un file audio e prima di ascoltarlo faccio pratico un po' di pranayama. Allora, va bene, vediamo se ci sono altre domande. Lucia, a me è capitato nel 2017 che tramite un sogno ho avuto la conferma che sarei riuscita ad avere un trasferimento lavorativo. Sì, Lucia, sì, è possibilissimo. Anche perché, come ho detto prima, il futuro lo prepariamo noi, non esiste il futuro lo stiamo creando adesso, nel presente, in questo istante. E quindi sì, la tua energia sapeva già. Come dicevo, noi abbiamo la domanda e anche la risposta. Possiamo avere dei timori, eccetera, eccetera. Il sogno, in questo caso, che non ha paura di niente e nessuno, ci dà la conferma. Sì, credo proprio di sì, Lucia. Miriam, a volte. No, ho perso. Allora, Miriam, a volte non capisco se sono io che compio delle cose o se sono dentro un corpo di un altro e vedo quello che accade, eppure percepisco tutto. Cosa significa? Allora, Miriam, sì, è normale.
Perché delle volte noi vediamo le cose da fuori. Ci sono dei sogni in cui siamo semplicemente spettatori. Quindi io vedo che cosa sta facendo Tizio, anzi io percepisco anche il dolore che percepisce Tizio, però io sono da fuori. E questo conferma anche il fatto che l'altro non esiste, perché nel sogno tutti i personaggi, anche gli animali o anche tutta la scena del sogno riguarda noi stessi, quindi siamo noi. Quindi il tizio che soffre sono io. Però cosa succede? L'inconscio, per la nostra sopravvivenza, dice: Miriam non osserverebbe mai questa cosa, non vorrebbe viverla, allora gliela faccio vedere da fuori, così sembra che riguardi gli altri. E però lei intanto ci guarda e si ricorda e poi andrà a indagare. Così più o meno funziona il sogno. Siccome il sogno lo facciamo noi, ci conosciamo, sappiamo che noi di fronte a certe cose il sogno proprio finisce nel dimenticatoio. Non me lo ricorderò mai. Allora c'è chi agisce, c'è chi è fatto in modo da avere bisogno di incubi per ricordarseli. C'è chi ha bisogno, non lo so, di sogni ricorrenti, poi dice: oh, basta, sempre lo stesso sogno. L'inconscio dirà: ci guarderai prima o dopo in questo sogno. Oppure, come succede a Miriam, li guarda da fuori, però intanto osserva. Quindi, sì, sono tutte strategie che noi stessi mettiamo in atto di notte, ecco, sappiatelo. Scusate, Daniela. So che siamo a conclusione, guarderò la replica. Va bene, sì, infatti direi che abbiamo finito per questa sera perché sono finite anche le domande. Nella prossima puntata parleremo di sogni premonitori e precognitivi, quindi se volete già, quando carissimo Enrico Balantini metterà il post, voi mettetevi pure tutti i commenti, i sogni, le domande, perché io se li leggo prima riesco a leggerli, qua in diretta non riesco a scorrere bene e quindi poi alcuni li perdo. Va bene, allora vi ringrazio per avermi fatto compagnia, spero di essere stata utile e ci sentiamo la prossima volta con i sogni premonitori e precognitivi. Grazie mille a tutti, buona serata e sogni d'oro.